Martina, mi sono andato. E bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao Martina, mi sono andato. Bella ciao, questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. È un 25 aprile di Resistenza e Liberazione e questo sarebbe l'aspetto tipico, ma la novità è che oggi il 25 aprile parla le lingue del mondo, insieme italiani, immigrati, contro questo governo che attacca le libertà di tutti. Penso che è la prima volta in Italia che si riesce a dare questo momento, perché il 25 aprile è una data molto nostrana. La cosa bella è che è stata interpretata anche dai nostri amici immigrati come una possibilità di liberazione. Io sono un ivoriano, vengo dalla Costa d'Avorio e il 25 per noi è una data simbolica, una data di liberazione nel momento in cui durante la guerra mondiale contro il fascismo e il razzismo anche i nostri nonni hanno combattuto qui in Europa. Allora per noi è una liberazione per tutti. La mancata integrazione credo che sia proprio il pericolo di adesso, perché comunque noi abbiamo immigrati, immigrati ci sono nelle nostre città. Sappiamo benissimo che l'integrazione è una cosa importantissima che salva ognuno di noi. Un diritto è per tutti, se no è un privilegio. Viva il 25 aprile, interetnico, libero, per la libertà di tutti, grazie.